Salve a tutti e benvenuti in questo 15° episodio della Carriera con l'Arzignano Valchiampo. Oggi andremo a concludere la stagione regolare, ci mancano le ultime 4 partite, a parte l'amichevole con Lugano Rovolon che è stata inserita perché c'è una pausa di 2 settimane. Abbiamo Novara, Virtus Verona, Pergolettese e Triestina prima di concludere la nostra stagione regolare. Come possiamo vedere, delle squadre che andremo ad affrontare, tutte e 4 si trovano sotto di noi in classifica, dal 13° posto in giù. In particolare, la Virtus Verona e la Triestina sono in piena zona play-out, a rischio retrocessione diretta, mentre Novara e Pergolettese si trovano appena al di sopra, ma ancora invischiate pienamente nella lotta per non retrocedere. Il nostro obiettivo è di non uscire dalla posizione playoff che ci siamo duramente guadagnati nel corso degli ultimi episodi e, perché no, magari cercare di fare filotto pieno. Ora, ci distanziano molti punti dalle prime posizioni in classifica, però si sa mai che facendo qualche buon risultato riusciamo a scalare qualche posizione ed avere qualche punto di vantaggio negli eventuali playoff che andremo a effettuare alla fine di questo episodio, speriamo. Andiamo a tuffarci dunque in quello che è l'episodio e ci risentiamo alla prossima partita. Episodio che si apre con un nuovo acquisto a parametro zero. Tocca al difensore centrale Manuel Marzupio, classe 2000, primavera dell'Inter, ha giocato a Bergamo, poi nella Cavese e nella Pro Sesto negli ultimi anni. È un difensore molto giovane, 22 anni, ha un po' di esperienza nella categoria, ottimo prospetto, lo prenderemo per fare da riserva, da alternare ai due titolari e da affiancare quindi a Milillo attualmente in panchina, e poi chi lo sa si potrà ritagliare il suo spazio nel corso della prossima stagione. E si va ad aggiungere alla nostra difesa per la prossima stagione anche Moris Sportelli, difensore centrale e mediano, arrivo dalla Pro Patria. Lui è un primavera Milan, ha giocato nelle ultime 2 stagioni alla Pro Patria, collezionando anche delle presenze in Serie C. Anche lui giovane, non giovanissimo, e potrebbe esserci molto utile per la prossima stagione e in arrivo a parametro zero. L'amichevole con Lugano Rovolon si chiude 4-0 con gol di Cester, Tremolada, Lunghi e finalmente si sblocca Parigi. E dopo 2 settimane d'assenza dalle gare ufficiali si torna finalmente in campo nella trasferta di Novara, nella prima delle 4 partite che ci condurranno al termine della stagione regolamentare. Andremo a sfidare il Novara con la nostra formazione titolare, per quanto più possibile, e cercheremo di portare a casa quanti più punti possibili in queste 4 gare. Ci vediamo agli highlights. Lazarevic adesso può pensare al da farsi, la da dentro a Grandolfo che scarica al limite, Barba pensa al tiro, la da invece a Gemignani che calcia lui, traversa Barba a cercare Nannini e lo trova con un bel filtrante. Nannini avanza verso l'area, fermato da Gonzales, la palla però ancora tra i piedi di Nannini che arriva sul fondo, mette in mezzo, deviato il cross, autogol di Calcagna, in vantaggio l'Arzignano sul cross di Nannini. Il cross verso Lazarevic, Lazarevic di testa, anticipato da Calcagni, ancora Nannini. Nannini può rimetterla in mezzo di nuovo, la dà a Casini al limite, stop e tiro! Palo interno, la palla rimbalza fuori. Fantacci avanza, la dà dentro a Grandolfo. Grandolfo vede Lazarevic, bel taglio di Lazarevic che salta Calcagni, Lazarevic col portiere. Parata, si va sul calcio d'angolo. Buric ancora, il cross, spalluto, la stoppa. Prova a rimetterla in mezzo per Margiotta, parata di Saio e poi spazza Nannini. Finisce qui una delle partite più belle della stagione senz'altro, però una partita efficace. Chiudiamo la gara 1-0 con l'autogol di Calcagni e ci portiamo con altri 3 punti avanti verso la zona playoff. Segnalo un acquisto fantacalcistico per il Trento che a quanto pare ha messo sotto contratto Diego Perotti, che ha realizzato 5 gol e 2 assist in 10 partite. Quindi gran acquisto per il Trento, che è il motivo a quanto pare per cui si porta grandi falcate verso le zone alte dei playoff. Per tutelarci da una futura partenza di Nannini, molto probabile visto che il giocatore ha già manifestato l'intenzione di non proseguire con noi, andiamo ad acquistare Eric Panizzi, difensore centrale ma all'occorrenza anche terzino sinistro, è lo speculare di quello che fa sci sulla destra. Ottimo giocatore, lo preleviamo dal Mantova. Dopo le ultime stagioni a Mantova, lui comunque ha una carriera molto ricca in Serie C e tra C1 e C2. Giocatore perfetto per la categoria che porta anche tanta esperienza. Ci prepariamo adesso a sfidare la Virtus Verona in una gara che potrebbe darci la certezza dei playoff fin da questa giornata.
Infatti adesso siamo ottavi a 51 punti e l'ultimo posto playoff è quello del San Giuliano a 50, ma dietro ci sta il Lecco a 43. Quindi se noi dovessimo vincere manterremmo certamente il distacco di più 8, due partite dalla fine, e saremo matematicamente ai playoff. Quindi gara importantissima per il proseguo della stagione dell'Arzignano. Diamoci dentro e diamo il tutto per tutto. 1-2 con Grandolfo che brucia la difesa. Grandolfo a tu per tu col portiere. Il tiro 1-0 Arzignano. Il vantaggio con la 16ª rete stagionale di Grandolfo. Santi al cross su Christoffersen. Il colpo di testa e il pareggio della Virtus Verona. Nannini ancora per Tremolada dentro. Tremolada arriva dentro l'area. Scarica al limite per Casini. Grandolfo dentro per Gemignani. Lo stop. Il tiro 2-1, segna Gemignani, prima rete stagionale. Pio Vaccari dal dischetto. Il tiro di Pio Vaccari, il gol 3-1 Arzignano, partita in cassaforte. Allarga il gioco, la da dentro per Piana. Casini, Fantacci, recuperata la palla, gol 4-1, Fantacci. Triplice fischio ad Arzignano, dove inizia la festa, perché l'Arzignano si è ufficialmente qualificato per i playoff per accedere alla Serie B. Chiedo scusa, avrete visto che c'era qualcosa che non andava. Purtroppo non si sono registrati gli highlights della partita col Verona. Perciò adesso sto andando a recuperare il video highlights in cui vedrete solo i gol, ahimè, e il commento post partita, ma senza le immagini in diretta. È dunque il Catanzaro ad aggiudicarsi la Coppa Italia di Serie C. Catanzaro che dunque permette a una squadra del girone C della Lega Pro di accedere ulteriormente al playoff per accedere alla Serie B. Sperando che i problemi tecnici sconosciuti che hanno bloccato la registrazione due volte tra una partita e l'altra siano finalmente finiti, ci apprestiamo a giocare la prima partita dopo la qualificazione ai playoff, la penultima della stagione regolamentare, contro la Pergolettese in casa loro. Andiamo a fare un pochino di turnover in più per far giocare chi ha giocato un po' di meno, per far riposare in vista dei playoff i titolari ed evitare gravi infortuni, e quindi il risultato conta relativamente. Chiaro che se dovessimo riuscire a fare 6 punti in due partite potremmo anche sperare di arrivare fino al sesto posto. Antoniazzi vede lunghi, scarica poi su Gemignani. Gemignani avanza palla al piede sulla destra. Ancora Gemignani che punta verso il fondo dell'area. Gemignani la deve dare indietro a Lunghi però perché è chiuso. Lunghi al cross. Parigi la dà a Lazarevic. Traversa, che sborda di Lazarevic. Andreoli attacca adesso la Pergolettese. Ancora Lambrughi, cerca Villa. Villa dentro per Cancello. Abiuso. Abiuso col filtrante verso Cancello. A tu per tu con Pigozzo che fa una grande parata. Poi spazza Gemignani. Villa punta Gemignani, la dà dentro a Cancello. Cancello è dentro l'area, il cross verso Abiuso di testa, para ancora Pigozzo, poi Figoli, Pigozzo. Doppia parata clamorosa. Villa con la punizione, mette la palla in mezzo verso Cancello, colpo di testa, palla che esce. Lancia su per Pio Vaccari, che però è pressato da Lucenti. Mazzarani adesso, dentro per Schwan. Schwan stoppa di petto, entra in area, pressato, arriva comunque la palla a Cancello. Pigozzo non può niente, 1-0 per Pergolettese. Antoniazzi, calcio di punizione, va col sinistro. Antoniazzi potrebbe cercare direttamente lo specchio della porta. Il tiro di Antoniazzi sfiora l'incrocio. Finisce qui la gara, sconfitta indolore per l'Arzignano, che comunque va a perdere 1-0 con la Pergolettese. Il gol di Cancello, poche occasioni da una parte e dall'altra, rimaniamo comunque agganciati al treno dei playoff. Però una gara non soddisfacente da parte delle riserve. Bel colpo in ottica futuro per l'Arzignano, che riesce ad assicurarsi dall'Olbia il giovane ventenne Lucas König, giocatore argentino, classe 2002, gioca sulla fascia sia a destra che a sinistra, viene dalla cantera del Vélez, ha giocato al Genoa, ha giocato per modo di dire nelle primavera del Genoa negli ultimi anni. Quest'anno all'Olbia è riuscito a fare solo 2 presenze, noi andiamo ad acquistarlo sperando che possa diventare in futuro una pedina fondamentale della nostra squadra. Ci affacciamo a quest'ultima giornata di campionato regolamentare della Serie C, girone A, giornata molto importante per una serie di verdetti
Il primo verdetto è la promozione diretta, poiché il Mantova per adesso si trova a più 3 dall'Albino Leffe e quindi sembra la squadra più lanciata per la promozione diretta, ma l'ultima gara è Mantova-Albino Leffe. Se l'Albino Leffe dovesse vincere, supererebbe il Mantova per gli scontri diretti e festeggerebbe la promozione in Serie A. Per lo stesso motivo di importanza abbiamo al fondo della classifica due gare fondamentali che sono Trento Pro Patria e Novara Virtus Verona, poiché le due squadre si giocano ancora la retrocessione diretta. Ancora coinvolte nella zona playout invece sono tutte le squadre dalla undicesima posizione in giù, perché tra Piacenza e Lecco ci sono 3 punti di distacco e sono tutte le squadre nel raggio di 3 punti. Chiunque di queste squadre potrebbe andare playout. Noi dall'altro canto siamo tranquilli, vincendo potremmo superare il San Giuliano, ma farebbe veramente poca differenza. Io continuerò con il far giocare giocatori che hanno giocato magari meno nel corso della stagione per evitare infortuni, per arrivare preparati in modo importante alle gare importanti dei playoff. Ho detto troppe volte la parola importante, quindi andiamo a giocare la partita. Minesso dalla bandierina. Il cross, il gol di Matteo Piacentini. Al 7° minuto è in vantaggio la Triestina con un bel colpo di testa. Calcio di punizione, andrà Fantacci col sinistro. Fantacci, il tiro e il gol direttamente da calcio di punizione per Fantacci. Grande conclusione, 1-1 Arzignano. Davi vede il partenza di Tremolada, lo imbuca adesso. Tremolada, c'è Grandolfo in aria. Tremolada va da solo, il tiro di Tremolada, parata di Mastrantonio. Finisce qui la partita, finisce 1-1 in casa tra Arzignano e Triestina. Al gol di Piacentini risponde la meravigliosa punizione di Fantacci e regular season che si conclude qui. Con la conclusione dell'episodio andiamo anche a vedere come si è conclusa la stagione per quanto riguarda la nostra classifica. Il Mantova, vincendo con l'Albino Leffe, si aggiudica il primo posto a disposizione per la prossima Serie B. Mantova, che quindi torna in Serie B dopo molti anni, retrocede invece la Pro Patria. Nonostante la sconfitta della Virtus Verona, la Pro Patria pareggia a Trento, quindi Pro Patria direttamente retrocessa. Virtus Verona, Renate, Pro Sesto e Piacenza si giocheranno gli altri 2 posti per la Serie D. Campionato un po' deludente per Triestina, Lecco, Novara, Juventus 23, mentre è una buona salvezza per la Pergolettese. Accederanno ai playoff San Giuliano, Provercelli, Arzignano, Pordenone, Vicenza, Trento, Padova, Albino Leffe, Feralpi, Salò. E noi andremo ad affrontare la Provercelli in casa nel primo turno dei playoff fra soli 3 giorni. Quindi squadra pronta, testa alla prossima gara e noi ci vediamo invece al prossimo episodio della carriera.